quando è stato arrestato Riina, io ho gioito per l'avvenimento, perché è stato pochi mesi dal mio insediamento al Viminale. Però io, con l'arresto di Riina non finisce la mafia, con la morte di Riina non finisce la mafia. E al di là della goliardia di alcuni che vanno al cimitero per, non dico rendere omaggio, ma per vedere incuriositi dal fatto che un uomo così potente, ma così, diciamo, responsabile di eccidi, la morte di Falcone, di Borsellino, di tanti magistrati, la morte è dovuta al maxiprocesso, cioè a un risveglio della cultura giuridico-processuale all'interno del nostro paese, che ha reso il maxiprocesso come l'occasione per risvegliare un sentimento di rabbia, di rancore e quindi di reazione da parte della mafia. La mafia non è morta. La morte di Riina non significa la morte della mafia. La mafia continua, ci sono ancora latitanti che vanno assicurati alla giustizia. Umanamente questa cosa, insomma, le ha fatto molto male. Lei qualche anno fa, proprio in una nota di suo pugno, scrisse che questa vicenda le aveva cambiato la vita e le aveva fatto perdere il sonno, insomma. E beh, io non ci ho dormito sopra, perché tutto potevo aspettarmi fuori che il collegamento con il processo in atto, che è un processo ai sensi dell'articolo 338, minaccia nei confronti del corpo dello Stato da parte di personaggi che sono, diciamo, ai vertici della. Ritrovarsi nella stessa aula con imputazioni diverse con Totò Riina, E io le dico, io le non è dico, una quando è cosa. stato fatto il processo al generale Mori, primo grado, secondo grado, terzo grado, è andato in Cassazione, tre volte assolto, e nella sentenza della quarta sezione penale, alla richiesta dei pubblici ministeri di Palermo, mandateci gli atti riguardanti il senatore Nicola Mancino, perché vogliamo fare un processo per falsa testimonianza. Se fosse stata più veloce la sentenza e avessero mandato, diciamo, gli atti, avrebbero dovuto prendere atto che la quarta sezione penale si esprime in questo modo: men che meno possiamo aderire alla richiesta dei pubblici ministeri di Palermo per l'accusa di falsa testimonianza a carico del senatore Nicola Mancino. Perché non si tratta di Avessero Mancino, trasmesso non gli si tratta di atti. Mancino, si tratta di altri. Io ho sofferto perché nascondere forse le debolezze, ma io sono orgoglioso di questa mia debolezza, di aver sofferto perché io ho combattuto la mafia, ho fatto progredire anche la legislazione antimafiosa. Io, quando c'è stato il maxiprocesso che ha condannato tanti mafiosi, che poi hanno reagito nei confronti Con le delle stragi. istituzioni, con le stragi, la strage di Falcone, la strage di Borsellino, altre stragi, beh, io ho presentato un disegno di legge che poi, in coda a questo disegno di legge, ci fu un emendamento dell'onorevole Violante, che era parlamentare dell'altro ramo del Parlamento, per accorciare i tempi del procedimento, e fu approvata quasi all'unanimità. E Certo. noi anticipammo un calcolo diverso delle letture processuali, proprio per impedire che si andasse alla prescrizione. Da ieri i giudici della Corte d'Assise di Palermo sono in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia nei confronti di nove imputati, tra
tra cui uomini della mafia come il capo dei capi, Totò Riina e Bernardo Provenzano, nel frattempo deceduti. Tra gli imputati anche l'ex presidente del Senato, Nicola Mancino, per il quale la procura ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per falsa testimonianza. La situazione processuale di Nicola Mancino, che abbiamo sentito in questi stralci ricavati dall'intervista che abbiamo realizzato per Tempo Reale 2.0 agli inizi del mese di dicembre scorso, fa riferimento alla circostanza che l'ex ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, avrebbe riferito a Mancino, ministro dell'Interno, circa le iniziative assunte dai vertici dei carabinieri del ROS per ammorbidire la strategia stragista di Cosa Nostra attraverso Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco democristiano di Palermo, considerato da precedenti sentenze come una persona organica e ai massimi livelli di Cosa Nostra. Mancino ha sempre sostenuto di non essere stato messo sull'avviso da alcuno e tantomeno da Martelli, il quale all'inizio ammise peraltro di non ricordare bene se questa circostanza l'avesse riferita a Mancino oppure al suo predecessore al Viminale, Vincenzo Scotti. Il processo, durato 5 anni, oltre 220 sentenze, si basa sull'accusa formulata nel 2013 da Antonio Ingroia, allora procuratore aggiunto di Palermo, un'accusa che poggia sostanzialmente sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, un teste che è imputato nello stesso processo per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e dello stesso Mancino. Ciancimino peraltro è stato dichiarato inattendibile da ben 5 procure italiane, ma non dalla procura di Palermo. Ieri Mancino ha preso la parola per dichiarazioni spontanee prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio, nelle quali ha ricordato come e quanto la sua attività di parlamentare, di ministro, siano state sempre informate alla repressione senza sconti nei confronti della criminalità organizzata, in particolare nei confronti di Cosa Nostra. Entro la fine di questa settimana è attesa la sentenza. Bentrovati a Studio Sera, benvenuti ai nostri ospiti che sono Valentino Tropeano, sindaco di Montefredane, ma soprattutto presidente del lato rifiuti di Avellino. Buonasera a Maria Elena Napodano, responsabile della condotta Slow Food di Avellino. Con loro stasera cercheremo di mettere in sintonia, se possibile, due realtà che si scontrano, contraddittorie. Da una parte lo smaltimento dei rifiuti con i non secondari problemi che attengono alla salute delle persone, ma anche con problemi che talvolta si ancorano a pregiudizi, e come, da un altro punto di vista, mantenere qualitativamente alto il profilo di quel contesto ambientale che costituisce il fondamentale punto di forza di quello che si chiama più complessivamente brand territoriale. In attesa della sentenza di Palermo, insomma, è una sentenza che anche sulla scorta di precedenti sentenze emesse in procedimenti che incrociano in qualche modo i processi al generale Mori, mi riferisco, che incrociano la vicenda processuale di Palermo, probabilmente, ma insomma il senatore Mancino incrocerà le dita, probabilmente dovrebbe essere assolto visti i precedenti, ma insomma staremo a vedere. Valentino Tropeano, vogliamo spiegare intanto che cos'è l'ATO, l'ambito territoriale ottimale? Io provo a portarmi avanti con il lavoro, cioè sono chiamati a organizzare servizi pubblici integrati, sono dotati di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato. Non so se ho peggiorato la situazione rispetto all'acronimo. No, sei stato chiarissimo. Intanto permettimi di fare un grande in bocca al lupo al presidente Mancino, sono convinto pure io della soluzione, conoscendolo per una persona di alta moralità. Lato rifiuti, che cos'è? Oggi si scrive una pagina nuova in questa regione e, diciamo, anche in particolar modo nella provincia di Avellino.
Noi per decenni ci siamo detti che le scelte li facevano sulle nostre teste, cioè decideva la regione, decideva il ministero. Oggi con questa legge viene messo in capo ai sindaci quello che è il ciclo integrato dei rifiuti della provincia di Avellino. Che cosa significa? Che sostanzialmente i rifiuti che noi produciamo in questa provincia, di qualsiasi genere, debbono essere smaltiti all'interno della provincia di Avellino. Questo è un dato di fatto. Chiaramente il servizio dei rifiuti, il servizio, diciamo, del ciclo integrato dei rifiuti è un servizio di prima necessità. Allora dovremmo mettere in piedi una serie di iniziative, una serie di attività che ci porti a produrre il minor volume possibile, chiaramente, di rifiuto, e applicando anche quella che, diciamo, la nuova direttiva europea, recepita anche dal Ministero dell'Ambiente in Italia, quella di inserirsi in un circuito, diciamo, di un'economia circolare. Significa praticamente che noi dobbiamo andare fortemente all'indirizzo del recupero e del riciclaggio di ciò che produciamo. Ecco, benissimo. Poi parleremo un attimo delle polemiche più recenti, certo. L'ammodernamento, l'ottimizzazione dello STIR, comuni che si dividono su questa iniziativa di Irpini Ambiente, si chiede, e un po' tutti lo avevano chiesto nei mesi scorsi, la delocalizzazione dell'impianto. Cercheremo di capire, insomma, anche qui qual è la possibile linea di equilibrio e di concertazione rispetto, come dire, alla gestione di una questione di straordinaria delicatezza e importanza al tempo stesso, come quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Maria Elena Napodano, 32 anni di Slow Food, nasceva 32 anni fa, è l'occasione per ricordare, per stare ad Avellino, diciamo così, credo, un suiver storico di Slow Food, il mai troppo rimpianto Gabriele Matarazzo. Sabato e domenica a Montorio ad Avellino farete delle iniziative. Intanto, rispetto alla difesa della risorsa ambientale, che è fondamentale per il brand territoriale, per l'enogastronomia, per un turismo naturalmente da far nascere più prima ancora che da rilanciare. Come noi improntiamo la nostra azione molto sul dialogo, al di là di quelli che possono essere giustamente i provvedimenti istituzionali per gestire anche il ciclo economico dei rifiuti, noi ci consideriamo innanzitutto un'associazione di coproduttori, cioè di persone che fanno parte della filiera agroalimentare ed enogastronomica, in quanto consumatori, ma che comunque con le loro scelte possono determinare quelle che sono le conseguenze del consumo enogastronomico. Chiaramente delle scelte consapevoli che vadano verso il contrasto dell'utilizzo delle plastiche e la diminuzione dello spreco non può che sposarsi con gli argomenti che trattava prima il Presidente, e Slow Food nel tempo, questi 32 anni, li ha utilizzati anche per crescere e passare da una semplice tavolata di amici a persone un po' più impegnate anche sul sociale. Poi più avanti parleremo, è tutta farina del mio sacco. Sì, è un po' il claim del nostro compleanno del 21 aprile, che festeggeremo in centro al ristorante Abellinum. Diego ci impasterà dei biscotti e noi faremo una degustazione sensoriale. Quindi grani e farine antichi? Sì, diciamo. Sì, grani antichi si chiamano adesso, poi cominceremo a chiamarli anche grani moderni, perché vogliamo che costituiscano la modernità. Ecco, nel frattempo aggiorniamo un po' la situazione sulla crisi di governo, più che sulla crisi che incombe sulla eventuale formazione del governo, perché stamattina il Presidente Napolitano ha conferito un incarico esplorativo alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, un incarico esplorativo con un perimetro ben definito, cioè di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento
5 Stelle. La Casellati oggi ha incontrato i 5 Stelle, la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Da notare che all'incontro con la Casellati la delegazione della Lega non comprendeva Matteo Salvini, che ha inviato i capigruppo. Le posizioni però non si snodano, perché il Movimento 5 Stelle anche alla Casellati ha detto che è disponibile a comporre un'alleanza di governo con Salvini, ma non con Forza Italia, dunque con Berlusconi. E quindi questa è la situazione. Naturalmente altre consultazioni con gli stessi interlocutori possono essere previste per la giornata di domani, non sono previsti incontri con gli altri partiti, essendo il mandato esplorativo limitato appunto a questo perimetro. Ne usciamo, Valentino Tropeano? Me lo augura, ce l'auguriamo tutti quanti in Italia che si esca da questa impasse. È chiaro che se non si cambia passo e si capisca che oggi c'è un sistema elettorale diverso, quindi che produce diciamo un Parlamento diverso, e io da quello che vedo dai big che discutono in televisione sembra che noi ragioniamo ancora come se fosse in via del sistema maggioritario. C'è il sistema proporzionale, è chiaro che ci debbono essere per forza diciamo, delle smussature, perché il Paese ha bisogno di un governo efficiente e efficace, e dobbiamo uscire da questa logica di stare ancora in campagna elettorale. È giusto che chi abbia vinto si assuma le responsabilità che si deve assumere, è giusto che chi ha perso le elezioni stia all'opposizione facendo un'opposizione costruttiva, e quindi mi auguro che si possa uscire da questa situazione e che si formi quanto prima un governo. Ecco, torniamo un attimo a noi, ripartendo da Maria Elena Napodano. Oggi si chiude a Verona la 52esima edizione di Vinitaly. Noi siamo stati lì, abbiamo visto, conosciuto, valorizzato anche le autorevolissime produzioni irpini. Ecco, Maria Elena, insomma, da Verona, da questa 52esima edizione, noi abbiamo detto che vengono fuori segnali molto chiari, sempre più giovani e più donne che guidano le cantine, produttori sempre più che lavorano in proprio, con proprie vigne anziché imbottigliatori, sì. La capacità di queste aziende che sono piccole, sì, un po' come è la dimensione complessiva in Italia, ma che sanno stare dentro ai processi di internazionalizzazione, insomma aziende che hanno raggiunto una qualche robustezza, come dicevamo prima, nonostante le dimensioni. A questo punto che cosa serve per rilanciare più complessivamente, magari partendo dal vino che è la punta più avanzata, diciamo, per rilanciare complessivamente il nostro brand territoriale, cioè quell'insieme di valori, di risorse, di enogastronomia, di ambiente, di percorsi millenari che potrebbero attirare un turismo che invece non c'è. Abbiamo ricordato che su 19 milioni di turisti che ogni anno arrivano in Campania, almeno l'anno scorso, in provincia di Avellino, comprendendo anche gli emigrati di prima e seconda generazione, ne arrivano 152.000. Insomma, come ripartire? Si può fare adesso il salto decisivo finalmente? Guarda, io mi sono laureata qualche annetto fa con una tesi in valorizzazione dei prodotti tipici all'Università di Fisciano, e queste analisi sono passati diversi anni e le sento e le risento, però permettimi di, nel nostro approccio abbastanza leggero che ci siamo dati, dire che sono orgogliosa di questo ricambio generazionale al quale assisto. Vedo tantissimi ragazzi della mia età, lo dico sorridendo, che sono straordinariamente agevolati nel prendere in mano le redini delle aziende di famiglia, portando anche significative innovazioni dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista del packaging. La tua domanda ha una risposta, per quanto mi riguarda, abbastanza semplice. La risposta è fare una scelta.
La scelta del target. Ogni brand ha un suo target e deve fare in modo non solo di piacere a più persone possibile, ma anche di piacere a chi lo sta cercando, quindi di farsi notare. Quindi magari smettiamo di fare queste autocelebrazioni e inventiamoci un piano di marketing territoriale che parta sì dalle risorse, ma che si ponga degli obiettivi, che utilizzi delle strategie. E qui ne potremmo parlare. Ti faccio solo un accenno a quello che potrebbe essere, diciamo, l'approccio giusto nel rispondere a questa istanza, che sta diventando una vera e propria istanza. L'analisi dei dati dovrebbe essere, per quanto mi riguarda, un po' più realistica, perché non si può partire dall'analisi dei flussi nella loro globalità. Una ricerca di mercato seria andrebbe a dover capire quali sono i modi per intercettare quel turismo di nicchia che noi a poi interessa, probabilmente con una capacità di spesa adeguata al nostro territorio, perché non stiamo parlando appunto di mete particolarmente esose, però comunque che abbia la sensibilità di effettuare questa spesa investendo come attività ricreativa nel nostro territorio, facendo delle scelte lontane da quelle che sono che è la massa, che in generale, tra l'altro, noi neanche gradiremmo venisse. Saltiamo a Piano d'Ardine, perché lo STIR, l'impianto di compostaggio di Piano d'Ardine, è al centro, di nuovo, non è la prima volta, di polemiche e divisioni. Ricordiamo che rispetto all'originale progetto di Irpini Ambiente, ma anche della Regione Campania, di realizzare un impianto di compostaggio per il trattamento dell'umido e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi fino a 200.000 tonnellate, beh, questa cosa è stata scongiurata. Ci saranno interventi di ottimizzazione che riguardano l'impianto di Piano d'Ardine e non ci saranno comunque nuovi rifiuti, ma su questo alcuni comuni, e non pochi comuni, penso a Prato la Serra, a Prata, a insomma, sono contrari. Il punto è, ed è questo il motivo polemico che riemerge, è che le amministrazioni comunali che fanno riferimento al lato rifiuti dovrebbero avere la coerenza per mantenere un impegno preso solennemente nei mesi precedenti, cioè la delocalizzazione dell'impianto. Intanto, sul punto, Tropeano, perché questo ammodernamento, ottimizzazione viene visto con sospetto? Intanto, di che stiamo parlando? Ma francamente non lo so perché viene preso con sospetto. Dobbiamo dire, diciamo, una serie di notizie, diciamo, importanti. Chi ha proposto la delocalizzazione dello STIR in passato è stato il sottoscritto, e mi ricordo testualmente, ho corso quasi il rischio, tra virgolette, insomma, di un linciaggio in una iniziativa che fu fatta da Tripalda, sebbene ricordi, quando ci fu l'ordinanza del presidente della provincia, in cui io sostenevano che non bisognava fare il ricorso al TAR, perché la legge regionale, una delibera di giunta, aveva già stabilito che il compostaggio non si faceva a Piano d'Ardine. Ebbene, mi fu risposto dal presidente dell'associazione Salviamo la Valle del Sabato che io avevo formulato una proposta spropositata, perché lo stile non si sarebbe mai potuto muovere da Piano d'Ardine, e che tutto ciò veniva fuori perché io non volevo far fare il ricorso al TAR, e quindi io sostenevo che il ricorso al TAR era estremamente pericoloso. Poi sappiamo come è andato, si sono ritirati al TAR, ma se malauguratamente il TAR ci avesse dato torto, significava che a Piano d'Ardine si sarebbe fatto l'impianto di compostaggio. Ora, noi ci siamo trovati, e intanto alla domanda che mi hai fatto prima, che cos'è il lato rifiuti, ci tengo a fare una sottolineatura importante. Non è, come qualcuno dice, un'occupazione di poltrone, perché questo lavoro lo stiamo facendo io, in qualità di presidente, e gli altri consiglieri dell'Ente d'Ambito, completamente gratuito. Non c'è né indennità né gettoni, non c'è assolutamente nulla. Quindi stiamo facendo un'azione di volontariato. Ritornando alla questione, oggi noi ci siamo trovati ad esprimere
un parere su questa benedetta variante AIA, in cui inizialmente si parlava di ampliamento. Questo ampliamento a che cosa era riferito? A una, diciamo, a un riferimento urbanistico in cui alcune tipologie di rifiuti che vengono messi in dei cassoni si faceva una tettoia sopra. Questo era l'ampliamento, quindi in termini di questo si trattava. Di questo si trattava, perché non è che veniva ampliato il capannone, non veniva ampliata la lavorazione, il layout del capannone. Ora, che cosa succede? Anche in qualità di sindaci, io posso essere anche d'accordo che noi possiamo trovare una soluzione per una delocalizzazione dello Stir, ma qualcuno mi dovrà anche dire: lo delocalizziamo da Arcella, voglio dire Arcella, Piano d'Arder, e lo portiamo. Ecco, però voglio dire, ne abbiamo accennato in un'altra occasione, si può dire delocalizziamo, e si ha tutto il diritto e la legittimità per poter affermarlo e per poter perseguire questa decisione, però poi bisogna fare i conti con quelli che lo riceveranno, perché insomma io voglio delocalizzare da qui, poi bisogna fare i conti con chi dovrà accollarsi. Certo. Sul certo. Proprio territorio. Ma aggiungo di più a tutto questo: quando è stato fatta proprio la delibera della regione che non si lavorasse l'umido a Piano d'Ardine e si iniziavano i lavori per l'impianto di Chiang, bene, gli stessi sono andati a dimostrare a Chiang che non bisognava fare il compostaggio a Chiang. Ecco, allora, con un rischio che potesse tornare anche. Vorrei un attimo fissare la mia, la vostra, la nostra attenzione proprio sugli impianti di compostaggio, perché non vorrei sbagliare, ma insomma l'impianto di compostaggio, insomma, non stiamo parlando di un inceneritore. Assolutamente. L'impianto di compostaggio, chiedo scusa, garantisce diciamo così, la trasformazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Che cosa fa? Sterilizza il rifiuto, sono due linee sostanzialmente, sterilizza il rifiuto nel senso che lo mineralizza la frazione più facilmente fermentescibile, questo esatto. È il termine tecnico, e per un altro verso, su un'altra linea, igienizza il rifiuto, cioè la decomposizione aerobica, c'entra l'ossigeno dentro questo processo, libera notevoli quantità di energie sotto forme di calore. Durante questa fase controllata di temperature che vanno dai 55 ai 70 gradi, vengono distrutti gli agenti patogeni, stabilizzando così il rifiuto dal punto di vista biologico. Maria Elena, siamo di fronte, io credo, ne abbiamo ragione, visti i precedenti, soprattutto di molti anni fa, insomma, di tante schifezze che sono state consumate ai danni non solo delle casse dello Stato, ma anche della salute dei cittadini. Ma stiamo parlando di impianti su cui, insomma, dovremmo essere sicuri. Impianti necessari. Che cosa c'è? Insomma, altrove l'impianto di compostaggio genera ricchezza, dico, per esempio, no? E senza per questo attentare all'ambiente o alla salute delle persone. Sono impianti necessari e, al punto in cui siamo, probabilmente ogni soluzione può essere, diciamo, la benvenuta. Conoscete meglio di me i meccanismi che ci sono dietro delle scelte impopolari che si possono fare per porre rimedio a quella che è il nostro normale ciclo biologico, direi. Quello che possiamo fare è, tutti quanti insieme, credo, e Slow Food sarebbe felicissima di poter stare in prima linea, è una maggiore attività di sensibilizzazione. Io lo vedo non solo ad Avellino, sì, ma anche in giro. Quando decresce l'attenzione sui temi legati allo smaltimento dei rifiuti, immediatamente cresce anche il secco non valorizzabile, cioè la gente dimentica di fare la differenziata, tanto per dirne una. Dimentica che andando ad acquistare al supermercato un prodotto piuttosto che un altro, può fare una scelta anche di packaging, cioè eliminando per esempio quei prodotti che possono, che hanno bisogno di più scarti, di più rimanenza poi non consumabile. Queste sono tutte attività che probabilmente bisognerebbe unire e pianificare all'interno delle azioni necessarie a gestire
la questione dei rifiuti. Fermo restando comunque che siamo una regione molto molto particolare e che certo, quindi... Certo, Valentino Propiano, prima di andare in pausa, c'è però una parte del... nel processo della Tito Vagliatura, una frazione di umido che va conferita comunque in discarica. Quanto ci costa sta roba? Perché penso che noi questa frazione umida destinata alla discarica, quindi che non è sottoposta al processo di cui abbiamo detto prima. È chiaro che l'operazione, quello che dicevo prima, del rifiuto completamente riciclato, quindi diciamo di entrare in questa economia circolare, porta al recupero del 90-95% di tutti i prodotti che vengono reimmessi nel mercato. C'è comunque una quantità di questa che non può essere recuperata e quindi va in discarica. È chiaro che più si alza il livello del riciclaggio e del recupero, e meno frazioni organiche umido da conferire in discarica, tra quindi meno costi. Certo, tra l'altro noi l'umido oggi lo trasportiamo, mi sembra a Padova, il Piniambiente lo trasporta, e quindi non penso che a Padova siano più fessi di noi che si prendono il nostro umido e quindi lo lavorano in quella provincia. Tra l'altro, riagganciandomi al ragionamento di prima, noi dobbiamo stabilire che qualsiasi scelta che andiamo a fare, perché parliamo di ciclo integrato dei rifiuti, quindi sostanzialmente quello che produciamo noi lo dobbiamo riconvertire nell'economia. Ora possiamo fare una serie di impianti diffusi sul territorio, ma questo nel momento in cui da qui a breve penso che arriveremo alla nomina del direttore generale, bisognerà fare il piano del ciclo integrato. Di questo parleremo dopo la pubblicità. Fatta questa operazione, ritornando allo stile, su questo ci tengo a dirlo, inizialmente si parlava di 200.000 tonnellate che dassero la Provincia. Ecco, l'abbiamo ricordato. Certo. Di questo siamo arrivati a 116, e da 116 siamo arrivati a circa 114.000. Quindi adesso tonnellate. Si conferisce meno che meno di prima. Di quello, non solo come conferimento, ma intanto sono stati dati i nuovi codici di quello che arriva all'interno dello Stir, ed è stato stralciato su proposta anche mia che i cosiddetti rifiuti speciali pericolosi non venissero trattati all'interno dello Stir. Cosa sono questi rifiuti speciali pericolosi? Parliamo del RAE, quindi televisori, lavatrici, frigoriferi, pile, parliamo di questo tipo di materiale, dove io mi sono assunto una responsabilità e ho detto, visto che per evitare condizioni speculative, me lo continuo a tenere sul territorio di Montefredane, perché a Montefredane c'è un centro RAE nella Valle del Sabato comunale. Qualcuno ha detto che io ho fatto questa richiesta per dare a qualche privato questa lavorazione. Ora il centro RAE comunale di Montefredo è pubblico e prende i rifiuti di una serie di comuni della provincia di Avellino che conferiscono a Montefredo, e il Piniambiente poi lo viene. Non ci sono state rivolte a Montefredo nel fatto che lei accumulasse Fatta questa semplice operazione, si rinnovano gli impianti tecnologici e io dico, se tu sai o io ho una macchina rotta, dici mi compro la macchina nuova, però nel frattempo non è che cammini con la macchina che non è collaudata, che non tieni i freni a posto, bisogna tenerla a posto fin quando quella macchina circa. E fin quando lo Stir opererà, io ritengo, da sindaco in particolar modo, perché mi sono espresso soprattutto da sindaco in quella città, lo Stir deve lavorare nel miglior modo possibile. Fermiamoci perché dobbiamo dare in pubblicità, non senza aver ricordato naturalmente che c'è da comprendere, l'esasperazione anche degli abitanti delle comunità della Valle del Sabato, che da decenni sono gravate, appesantite da inquinamenti più vari, a cominciare da quello storico, per esempio, dell'isochimica, e di questo bisogna tener conto. Il puzzo che si avverte in tutta l'aria, ma lì c'entrano le ecoballe, una questione che è stata avviata, ma insomma arranca, è in fase avanzatissima. Io quindi ho detto arranca, ho sbagliato, mi auguro che sia in fase avanzatissima, perché insomma un po' tutto questo contribuisce a mantenere viva e alta l'esasperazione di comunità che non ne possono più di essere sottoposte a questa cappa costante di inquinamento che dura da parecchi decenni. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
Studio Sera con Valentino Tropeano, presidente del lato rifiuti di Avellino, e Maria Elena Napodano, responsabile della condotta Slow Food di Avellino. Maria Elena, allora, è tutta farina del mio sacco queste iniziative, adesso con la primavera, insomma, Slow Food, la chiocciola girerà un po', sì. Un po' dappertutto. Eravamo rimasti ai biscotti, no? Sì, biscotti che diventano un pretesto per raccontare delle scelte fatte da alcuni soci della nostra rete, che sono in questo caso dei somministratori come Diego Del Franco di Abellinum, al quale ci appoggiamo per parlare di farina. Abbiamo dato questo titolo come condotta di Avellino all'evento, è tutta farina del mio sacco, per identificare immediatamente la provenienza della farina. Esatto, poi la tipicità è non solo... È una farina irpina. Garanzia dal punto di vista, insomma, rappresenta anche un fortissimo veicolo di marketing sostanzialmente, sì. per i nostri prodotti. Sì, no? Sì, noi abbiamo naturalmente tantissimo da portare in tavola. Per quest'anno Slow Food come associazione internazionale ha deciso di approfittare della vetrina del compleanno dei 32 anni per parlare di farina. Tu sai, seguendo la cronaca, quante difficoltà di narrazione e di cronaca creano certe volte i prodotti agroalimentari che non sono di qualità. Consumare la farina di Paternopoli sarà in questo caso la nostra scelta, attraverso una preparazione di un biscotto molto semplice. La farina semplice di Paternopoli che c'ha? Che è molita a pietra ed è grano locale, autoctono, cioè non è grano acquistato ma è coltivato proprio a Paternopoli. E tra l'altro porteremo in tavola una ricetta di un prodotto, di un biscotto aromatizzato con la nocciola avellana, cioè sarà un impasto misto di farina e nocciola nostrana. Insieme a Valentino Tropeano siamo invitati, ci prenotiamo decisamente. No, infatti vi segno immediatamente. Maria Elena ci scriva, ci iscriva. Ci vediamo sabato alle 18.30, 18.30 da Abellinum da Diego. Poi la cosa della chiocciola che appassiona un po' tutti, insomma, che anche per l'attendibilità del giudizio, Valentino, sui ristoranti, le osterie. Le osterie. Infatti chi si iscrive, se vi volete iscrivere il 21 vi regaliamo la guida. In omaggio, diventando soci, si avrà in omaggio la guida delle Osterie d'Italia. Noi abbiamo non solo un circuito di osterie, ma anche qui i ristoratori hanno fatto un passo ulteriore, anche nella scelta degli alimenti che utilizzano in cucina, hanno preferito alcuni prodotti che Slow Food tutela come presidi a rischio di scomparsa. Purtroppo l'agricoltura di massa e l'agroindustria certe volte egemonizzano il mercato, no? E quindi non consentono il consumo e la facile distribuzione di alcuni prodotti locali un po' più di piccola scala. I nostri ristoratori, e parlo del Gallo e la Volpe di Ospedaletto, parlo di Mariconda, il grandissimo Giovanni Mariconda lì a Piazza Matteotti, adesso non mi viene il nome del locale ma mi verrà, e poi parliamo di Daniele Gourmet, la pizzeria al Viale dei Platani, e un circuito di altri piccoli ristoratori e produttori che in chiocciole, rete... Novità in termini di chiocciole attribuite, assegnate... Chiocciola lentezza, sì, abbiamo la storica Zia Pasqualina lì all'uscita di Atibalda. Sono tanti, sono sì, tantissimi. Anche, c'è anche lo stesso Il Gallo e la Volpe, chiocciola sicuramente, e poi ci sono altri in Irpinia. Per noi è uguale, cioè anche nel resto dell'Irpinia, non solo in città e nel circondario, ci sono dei chiocciolati. Bene, e Valentino Tropeano, insomma, realtà che contraddittorie ma che sono conciliabili, un ambiente sano dove i cittadini non abbiano a subire attentati alla propria salute. Peraltro siamo messi un po' male, per la verità, perché proprio di oggi pomeriggio ci sono i dati della Health Effects Institute, che è una ONG americana, dati satellitari con monitoraggio a terra,
Beh, il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. 7 miliardi di persone vivono in zone in cui le polveri sottili superano i limiti. È un problema acuto soprattutto in Asia, India e Cina. A causa dell'inquinamento atmosferico nel 2016 sono morte 6 milioni e 100 mila persone. Infatti la Cina ha deciso che dall'anno prossimo non prenderà più i rifiuti del resto del pianeta, proprio evidentemente. Non sarà più, diciamo, il centro di smaltimento planetario, ci hanno già detto organizzatevi perché non ci potete più portare le vostre schifezze. Questo lo so, noi tra l'altro in Cina abbiamo fatto l'ultimo congresso internazionale di Slow Food a settembre e abbiamo presentato a livello planetario, quindi tutti i delegati di tutto il pianeta hanno presentato e approvato 6 mozioni, in particolare una, dato l'argomento che trattiamo, mi piacerebbe sottolinearla, è quella alla lotta delle microplastiche, perché penso che avrai seguito recentemente le ricerche dimostrano che è impossibile attualmente, almeno per quanto riguarda il mercato ittico, reperire prodotti che non siano stati ormai inquinati definitivamente dalle microplastiche. L'hanno trovata persino in Antartide la plastica, giacimenti di plastica. Sì, ma poi negli alimenti, anche nei pesci che noi poi mangiamo. Bisogna dire che poi sul destino di queste emozioni, purtroppo la storia, anche la più recente, ci insegna che insomma, poi ci sono i veti, poi ci sono le politiche in qualche modo protezionistiche che vanno per i fatti loro. Sappiamo quello che è accaduto sull'accordo di Kyoto, per dirne uno, sappiamo i veti, i controveti. Insomma, noi rispondiamo, loro sono giganti, noi siamo moltitudine, ecco. Che non è una cosa da sottovalutare. Un anno fa si è insediato lato rifiuti di Avellino, Valentino Tropeano, ma non sarebbe operativo, è un elemento questo che fa insomma rivolgere al lato di Avellino e magari anche a Valentino Tropeano una serie di critiche, manca il direttore generale, peraltro Valentino Tropeano ricordava questo passaggio che manca per la Pieve, nel frattempo come lavorate e perché ci vuole tutto questo tempo, dopo un anno dall'insediamento state ancora senza direttore generale? Ma questo, lei diciamo, sa che se la prendono con lei, perché lei è il presidente, dici tu stai lì da un anno e sto direttore generale perché non l'hai fatto prima. Come sta messa la cosa? Se fossi stipendiato, dici tu stai là e rubi lo stipendio. Quindi il direttore generale, diciamo, noi siamo un'istituzione pubblica, un ente pubblico, quindi che dobbiamo fare una serie di passaggi. Intanto è meno di un anno fa che l'ATO poi si è ufficialmente insediato. In tutto questo periodo, noi quando è stato definito l'ente d'ambito e quindi sono state le elezioni da parte dei sindaci, non avevamo nemmeno una sede. In tutto ciò, per arrivare alla nomina del direttore generale, la legge prescrive che ci siano una serie di passaggi. Quindi questi passaggi prevedevano l'interpello, dove l'interpello si prevede l'avviso pubblico, e io tutti questi passaggi, tra l'altro l'ato di Avellino è quello che sta più avanti con il lavoro rispetto agli altri. Quindi la cosa è che avete seguito la procedura, non è che vi siete addormentati o vi siete distratti. Assolutamente, ci tengo a precisare su tempi che non sono vostri, insomma. Assolutamente, perché quando si fa un bando, e tu lo sai benissimo, ci deve essere il periodo di pubblicazione, poi devi avere il curriculum, poi li devi esaminare, poi devi decidere. Tra l'altro io sono in leggero ritardo su questo, perché a dicembre, che abbiamo finito la parte dell'interpello pubblico, cioè se c'erano dipendenti pubblici dei 118 comuni della provincia di Avellino che avevano i requisiti per svolgere il ruolo di direttore generale, c'è stato un ricorso da parte di un concorrente e dove sono andati via circa due mesi e mezzo finché il giudice non si è pronunciato. E ho avuto una pronuncia da parte del giudice che ha detto che il nostro comportamento come ATO rifiuto è stato ineccepibile, correttissimo, e abbiamo quindi fatto l'avviso pubblico per la selezione del direttore generale, quindi hanno concorso da tutta Italia, anzi a livello europeo. Si dice quindi entro fine aprile la cosa dovrebbe essere fatta. Io penso, la commissione sta lavorando, sono circa 40 domande che sono state presentate, di queste 40 domande verranno selezionate coloro i quali hanno i titoli per avere la nomina di direttore generale, dopodiché il Consiglio nominerà il direttore generale. Queste sono le procedure che stabilisce la legge. Non è che se la legge avesse detto
Il presidente nomina il direttore generale, dice vabbè, ma tu perché non l'hai nominato? Bastava un giorno e nominava il direttore generale. È un avviso pubblico, quindi come tale va trattato. Beh, chiarito questo aspetto. Questo aspetto, una volta che noi abbiamo nominato il direttore generale, si partirà con tutte le procedure. È chiaro che in quel momento non è che sarà Valentino Tropeano o il Consiglio d'Ambito che deciderà sulle teste dei cittadini, diciamo, che cosa fare, come fare questo ciclo integrato di vita. Mi auguro che in tutto questo, anche con le associazioni, in particolar modo con i cittadini, e con i sindaci che rappresentano i cittadini, ci sia, diciamo, una forte assunzione di responsabilità e dire noi di questo territorio come vogliamo trattare questo servizio. Tropeano, che insomma, per far contenti noi cittadini, la prima cosa o tra le prime cose che interessa è quella di pagare meno. Esatto. Come si fa a pagare meno? Come si fa a pagare? Si può impegnare. Come si fa a pagare? Facendo. Si può impegnare a. Come diceva la dottoressa prima, non, anche al di là di slow food, dei prodotti, diciamo, agroalimentari a chilometro zero, si deve fare anche con i rifiuti a chilometro zero. E questo riguarda noi cittadini. Quello e che questo, potete fare voi per quindi significa che noi dobbiamo fare la migliore scelta possibile nella selezione, nella scelta e ubicazione degli impianti sui territori. Tra l'altro io ho detto, già da inizio anche il mio comune ha partecipato, per quanto riguarda l'UMD, una cinquantina di comuni hanno avuto finanziato, che per 2 anni lo gestirà la regione, l'impianto di compostaggio di comunità all'interno dei comuni. Perché la provincia di Avellino è fatta sostanzialmente da piccoli comuni, con 1 o 2 impianti per ogni comune possiamo già abbattere sensibilmente i costi dell'umido. Ora è chiaro, noi possiamo anche decidere se non vogliamo rifiuti in questa provincia, li prendiamo e li portiamo tutti fuori, chiaramente i costi saliranno alle stelle. Allora abbiamo l'obiettivo di rispettare l'ambiente, di fare impianti tecnologicamente avanzati e questi impianti non è che una volta che sono stati realizzati restano lì, questi impianti devono avere, diciamo, una manutenzione costante di adeguamento tecnologico, perché viviamo in un'epoca e soprattutto in un settore dove le tecnologie sono giorno per giorno sì, e quindi si superano, cercare, si superano quotidianamente. Ci permetteranno di abbattere i costi e di avere, diciamo, un servizio più eccellente. È chiaro che però dobbiamo, io dico, non ci facciamo sfuggire questa occasione, perché oggi decidiamo noi della provincia di Avellino, per i rifiuti della provincia di Avellino, di fare le scelte più importanti nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto, diciamo, delle tasche dei cittadini, che pagano tantissimo questo servizio. E dobbiamo fare in modo che questo si abbatta. Facciamo un altro break, perché io sono sicuro di incrociare la vostra curiosità, anche la vostra curiosità. Aggiorniamo un attimo la situazione che riguarda la vicenda interna del Partito Democratico, una vicenda che evidentemente ha una sua importanza, se pensiamo che il prossimo 10 giugno si voterà in 21 comuni e si vota anche per il comune di Avellino. Come sta messa la situazione? Niente, che Michelangelo Ciarci e Giuseppe Di Guglielmo, che sono i due candidati di schieramenti opposti alla segreteria provinciale del partito, stamattina sono stati a Roma da Maurizio Martina, hanno incontrato anche il responsabile nazionale dell'organizzazione. Le posizioni resterebbero ferme, ognuna sulle proprie convinzioni. In particolare Ciarcia ha preparato un dossier in cui si evidenzierebbero discrepanze in merito ai numeri del congresso, cioè alla platea congressuale degli aventi diritto. Sono circa 7.700 i tesserati 2017, sono state tagliate oltre 6.000 tessere rispetto al 2006, ma insomma è questo un elemento principale del contendere. Come se ne esce? Sembra che sia possibile, su sollecitazione dei vertici nazionali del Partito Democratico, sembra sia possibile una qualche composizione della vicenda. Attraverso che cosa? Facendo un congresso il più unitario possibile, oppure affidare, in vista delle elezioni, una gestione transitoria ai riferimenti, diciamo così, più evidenti del partito, che in provincia di Avellino sono la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio e il sottosegretario uscente alle infrastrutture e ai trasporti Umberto Del Basso De Caro, che rappresentano sostanzialmente i capofila dei due schieramenti che si
contendono dialetticamente, ma anche con, diciamo così, con molta animosità, per altro verso, questa vicenda del congresso del partito. Ho soddisfatto le vostre rispettive curiosità, Maria Elena? Fin troppo. Visto che stavi svenendo, insomma, diciamo così, va bene. Invece no, mi pare che Valentino Tropeano sia stato un po' più attento, diciamo, non ha sbadigliato più di tanto. Noi uno spaccato veramente attento, mi ritengo molto ben informata e quindi grazie. Ecco, quindi ho fatto una gratuita illazione, forse perché forse ci riferiamo più a noi, che parliamo ogni giorno di questa vicenda, che speriamo trovi presto un qualche sbocco. Ato rifiuti, là Valentino Tropeano, la fortissima escalation che ad Avellino ha fatto registrare la raccolta differenziata con punte mediamente che superano il 65%, è una buona notizia per tutti, per gli impianti, certo, per lo smaltimento, e dovrebbe esserlo anche per i cittadini, perché nel momento in cui si conferisce tanta quota di raccolta differenziata, uno si aspetta che prima o poi le tariffe diminuiscano. Sappiamo che i costi all'inizio sono molto alti per la raccolta differenziata spinta, però insomma, in quanto tempo il cittadino virtuoso si vedrà ripagato in termini di abbassamento della tariffa? Ma io penso che i tempi possono essere brevissimi e possono essere anche lunghissimi. Per un'operazione di questo tipo ci vuole la partecipazione di tutti e la buona volontà di tutti. La buona volontà, per esempio, i cittadini sono più avanti. Non solo ad Avellino, dove si fa il porta a porta, ma ovunque si faccia il porta a porta spinto, percentuali sono altissime. Molto ben al di sopra di quelle minime previste. Diciamo che noi paghiamo ancora lo scotto di una serie di scelte che sono state fatte, i rifiuti che si portano fuori, cioè tutta una serie di cose. Io mi auguro che in tutto questo almeno ci metterò tutta la buona volontà, che noi con diciamo, la prossima gestione riusciamo finalmente ad abbattere questi costi. Se riusciranno però ad abbattere, se ci sarà chiaramente la partecipazione dei cittadini, su questo non ho dubbi, perché i cittadini sono sempre avanti in questa direzione. Dobbiamo avere la capacità però di mettere sul territorio un'impiantistica moderna, che noi andiamo al recupero di questo materiale, che a sua volta questo materiale diventa materiale, diciamo, primario per le lavorazioni, e quindi può essere anche ceduto, venduto ad aziende, ma deve essere portato, diciamo, a un certo livello. Ora, non basta solo raccogliere il rifiuto e differenziarlo nelle case, se poi quando arriva negli stabilimenti questa operazione non continua, non abbiamo fatto assolutamente niente. Siamo sempre a metà dell'opera. Siamo a metà del lavoro. Questo lavoro lo dobbiamo portare a compimento. Da qui il ciclo integrato dei rifiuti. E dobbiamo farlo capire. Io mi auguro che in tutto questo si possa dialogare bene con le associazioni. Sarò aperto a qualsiasi tipo di, diciamo, indicazioni che venga dato dai cittadini. Io sono stato il primo impegnato anche nella Valle del Sabato, e tu lo sai. Ho fatto chiudere un'azienda, ho fatto un'ordinanza di chiusura, ho fatto arrivare alle centrali. Sono il primo a lavorare in queste direzioni, perché l'aria, come hai detto tu prima, il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. Quindi significa che è un problema mondiale che dobbiamo cambiare, voltare pagina una volta per tutti. Quindi l'aria non è che quella che respiri tu può essere pulita e quella che respiro io può essere sporca, o viceversa. Quindi quale interesse, quale speculazione può avere un sindaco a fare del male al proprio cittadino? Evidentemente. Cioè, non c'è questa. È un'operazione, è stato detto in conferenza. Bisognerebbe parlarsi di chiaramente più, e capire che c'è un problema e bisogna mettere in campo la migliore soluzione possibile. E parlarsi di più tariffe che, per esempio, le nostre piccole e medie aziende che producono vino piuttosto che ristorazione, piuttosto che olio, insomma, Marielle. Si è assistito recentemente a una crescita spropositata sia dei costi delle risorse energetiche, sia delle tasse legate ai servizi, diciamo così. E questo nella generale percezione che ciò non corrisponda a un servizio adeguato. È evidente purtroppo che siamo arrivati ad una situazione di emergenza.
La notizia buona è che, che siamo più consapevoli, secondo me. Questi, diciamo, avanzati anni 2000, cioè, ci stanno insegnando a capire di più quanto vale quello che è la nostra ricchezza e quanto sia essa esposta al rischio di scomparire. E questo io lo percepisco proprio in quelle piccole aziende di cui parlavi tu, perché conosco allevatori, sì, conosco piccoli produttori che mi sembra quasi non avvertano il peso, tanto che sono, tanto sono presi dalla passione per il loro lavoro, che però, diciamo, quando sei a contatto con la terra e con gli animali diventa una cosa sola con quello che sei. Quello che fai è anche quello che sei, si diventa ciò che si è attraverso il contatto con la produzione tipica locale. Quindi chi ci lavora è oberatissimo di impegni burocratici, di io stessa, te lo dico, faccio questa candida ammissione, quando sono stata candidata alla carica di quella che a tutti gli effetti è la presidenza di un'associazione, sono partita immediatamente col voler cambiare il mondo, però ci sono poi dei passaggi da dover fare che nel nostro caso sono molto semplici. Però quando poi però la voglia, la voglia di fare è tanta che tu dimentichi poi tutte le incombenze, i sacrifici. Nella prossima mia vita farò l'allevatore, mi ha convinto, Se tornassi indietro farei sicuramente questo tipo di attività. Benissimo. Beh, ma è faticosa. E di podolica irpina. Faticosissima, faticosissima, e non sempre di grande soddisfazione economica. No, insomma. non si può assolutamente farlo per quello, te lo posso dire, perché vedo i loro bilanci, vedo le loro bollette, non si fa proprio per tutt'altro motivo, si fa perché si avverte la responsabilità sociale. Così. È una si avverte la responsabilità molto, sociale del proprio lavoro. Molto pensata e molto consapevole, per non farci mancare niente, dicevamo poco fa del Partito Democratico, c'è un'altra puntata di questo capitolo che sembra infinito tra il sindaco Foti e l'ex presidente del Teatro Gesualdo Luca Cipriano. Che cosa è accaduto? Il Consiglio Comunale di Avellino ha messo in liquidazione il teatro. Cipriano in una conferenza stampa dice: hanno fatto fallire il teatro che aveva a disposizione 1 milione di euro di utili per una vendetta personale contro di me. Poi aveva fatto riferimento a personaggetti della peggiore Sicilia con cui Foti è abituato a confrontarsi, ma questa è Avellino, non la mafia e la camorra con cui alcuni forse puntini sospensivi. Dopo queste dichiarazioni oggi è Paolo Foti a parlare, annuncia una querela nei confronti di Cipriano, del quale dice: non avendo più a disposizione le risorse e i benefit di un ente pubblico come il teatro, la campagna elettorale evidentemente diventa difficile. Quindi capisco questo nervosismo da donnetta isterica con questo, volendo identificare, insomma, c'è modo e modo anche di fare polemica. Questo vale per Cipriano, che fa bene a difendere il suo operato di presidente del Teatro Carlo Gesualdo, ed è legittimo che lo faccia anche il sindaco di Avellino, ma insomma con questo frasario, con queste metafore, con queste, insomma, francamente si rischia di affondare nelle sabbie mobili, diciamo, mi pare di capire. Noi, il nostro tempo a disposizione praticamente è finito. Io vi ringrazio molto, soprattutto Maria Elena Napodano per le cose che ci ha detto. Mi segnalava Maria Elena un appuntamento a fine maggio con Giovanni Bianconi. Abbiamo parlato di Mancino nella copertina. Siamo fra i promotori del progetto Itinera per le animazioni delle attività a Palazzo Macchiarelli a Misciano di Montoro. Sì. E il 30 maggio Giovanni Bianconi, che ha scritto il libro L'assedio. È un giornalista del Corriere della Sera. Esattamente, Bianconi. È una penna della cronaca giudiziaria. Che si occupa da tempo immemore. Praticamente da un episodio subito dopo la strage di Capaci, ossia l'incontro con Borsellino, al quale lui pose una domanda. Poi nacque l'esigenza di scrivere questo libro, che racconta in sostanza i 10 anni che hanno preceduto, insieme al maxi processo e a tutta la lotta alla mafia
che Falcone e Borsellino portavano avanti, la strage di Capaci. Lui ripercorre questi 10 anni, ripercorre il maxi processo e ci dà una serie di sollecitazioni su quanto è vero che sia stato una strage programmata da professionisti del crimine, sì, piuttosto che una responsabilità sociale di chi l'ha voluto solo e isolato e quindi più fragile ed esposto. Verremo a sentire Giovanni Bianconi. Grazie, siete questo appuntamento promosso 30 maggio in sostegno alla campagna Salviamo il Paesaggio, insieme a Valentino Tropeano per la questione dei biscotti. Io ne approfitto anche per invitarvi, sì, dopo dal 21 di aprile, che a Montefredino ci sarà una bellissima iniziativa, l'ho detto prima con la dottoressa. Abbiamo, diciamo, un'iniziativa che si chiama Divino, quindi, sì, il vino con, diciamo, la religione. Saranno una serie di serate veramente interessanti. Montefredano ha 8 aziende di primissimo valore per quanto riguarda il fiano di Avellino, quindi saranno loro le protagoniste di questa iniziativa. E quindi siete tutti invitati, un bel bicchiere di vino. Verremo molto volentieri a Montefredano, anche perché è la comunità in cui un grande giornalista, un carissimo collega come Peppino Pisano, certo, ha vissuto, non ha mai voluto abbandonare Montefredane e quindi la provincia di Avellino. Ringrazio Valentino Tropeano per le cose che grazie ci ha detto, voi, anche per gli elementi di chiarezza che abbiamo cercato, mi sembra che ci siamo riusciti, di introdurre in questa sempre vivace polemica intorno allo Stir di Piano d'Ardine, intorno all'ambito territoriale ottimale che si occupa di rifiuti. Vi ringrazio molto. Grazie a te. Ci vediamo domani sera. Ringrazio per la documentazione Vincenzo Trombetta, per la copertina che adesso vedremo in replay, Alfonso Tarantino, in regia Silvana Picariello. Grazie di nuovo a Valentino Tropeano e a Maria Elena Podano, e soprattutto grazie a voi per averci voluto seguire anche stasera. Ci vediamo domani alle 22 su Prima TV e alle 24 su Telenostra con Studio Sera. Arrivederci. Quando è stato arrestato Riina, io ho gioito per l'avvenimento, perché è stato pochi mesi dal mio insediamento al Viminale. Però io, con l'arresto di Riina non finisce la mafia, con la morte di Riina non finisce la mafia. E al di là della goliardia di alcuni che vanno al cimitero per, non dico rendere omaggio, ma per vedere incuriositi dal fatto che un uomo così, così potente, ma così responsabile di eccidi, la morte di Falcone, di Borsellino, di tanti magistrati, la morte è dovuta al maxi processo, cioè a un risveglio della cultura giuridico-processuale all'interno del nostro paese, che ha reso il maxi processo come l'occasione per risvegliare un sentimento di rabbia, di rancore e quindi di reazione da parte, da parte della mafia. La mafia non è morta. La morte di Riina non significa la morte della mafia. La mafia continua. Ci sono ancora latitanti che vanno assicurati alla giustizia. Umanamente questa cosa le ha fatto molto male. Lei qualche anno fa, proprio in una nota di suo pugno, scrisse che questa vicenda le aveva cambiato la vita e le aveva fatto perdere il sonno, insomma. Io non ci ho dormito sopra, perché tutto potevo aspettarmi fuori che il collegamento con il processo in atto, che è un processo ai sensi dell'articolo 338, minaccia nei confronti del corpo dello Stato da parte di personaggi che sono ai vertici. Ritrovarsi nella stessa aula con imputazioni diverse, con Totò Riina. E io le dico, io le non dico, è una cosa. Quando è stato fatto il processo al generale Mori,
primo grado, secondo grado, terzo grado, è andato in Cassazione, tre volte assolto. E nella sentenza della quarta sezione penale, alla richiesta del pubblici ministeri di Palermo, mandateci gli atti riguardanti il senatore Nicola Mancino, perché vogliamo fare un processo per falsa testimonianza. Se fosse stata più veloce la sentenza e avessero mandato, diciamo, gli atti, avrebbero dovuto prendere atto che la quarta sezione penale si esprime in questo modo: men che meno possiamo aderire alla richiesta dei pubblici ministeri di Palermo per l'accusa di falsa testimonianza a carico del senatore Nicola Mancino. Non si tratta di Mancino, si tratta di altri. Io ho sofferto perché nascondere forse le debolezze, ma io sono orgoglioso di questa mia debolezza, di avere sofferto perché io ho combattuto la mafia, ho fatto progredire anche la legislazione antimafiosa. Io quando c'è stato il maxi processo che ha condannato tanti mafiosi, che poi hanno reagito nei confronti con delle istituzioni, con le stragi, la strage di Falcone, la strage di Borsellino, altre stragi. Beh, io ho presentato un disegno di legge che poi, in coda a questo disegno di legge, ci fu un emendamento dell'onorevole Violante, che era parlamentare dell'altro ramo del Parlamento, per accorciare i tempi del procedimento, e fu approvata quasi all'unanimità. E noi anticipammo un calcolo diverso delle letture processuali, proprio per impedire che si andasse alla prescrizione.